40 milioni di lire, tanta simpatia e in una parola sola, solidarietà. Questo è il significato della serata per l'UNICEF promossa dalla polisportiva Costa Masnada. Il pezzo più pregiato, la maglietta del record di Oscar pagata a 3 milioni e 6. In questo momento vi presento una squadra di bellissime ragazze, ma soprattutto molto brave, molto sportive, e dunque la polisportiva Costa Masnada, e guardate un attimo, c'è scritto Elisu e c'è scritto UNICEF. Qui al mio fianco abbiamo poco tempo, mi sarebbe piaciuto intervistare tutte, ma abbiamo Roberta Panni. Dunque, Roberta, questo è il microfono, lo so che normalmente voi fate altre cose, ma io volevo farvi una domanda così: quali sono le caratteristiche che contraddistinguono così una squadra come la vostra, questa società sportiva? Ma credo principalmente l'impegno della società di costruire non solo una squadra competitiva, ma anche una struttura competitiva e che viva in un bel ambiente sereno e nello stesso tempo sappia conseguire dei risultati sportivi importanti. Brava, brava. Dunque, vorrei presentarvi il dottor Besana. Dottor Carlo Besana, si accomodi, prego, si metta pure alla mia sinistra, grazie, gli facciamo un applauso anche a lui, lo merita. Ecco, è il fondatore di questa squadra, se non sbaglio, e anche il presidente provinciale dell'UNICEF. Dunque, l'abbinamento della polisportiva Costa Masnada per l'UNICEF, con l'UNICEF, ha degli aspetti positivi molteplici, possono essere visti sotto due ottiche diverse, sotto l'ottica UNICEF e sotto l'ottica sportiva. Sotto l'ottica UNICEF è importante in quanto si arriva a fare un discorso di solidarietà, a portare un messaggio di solidarietà, non in modo pietistico ma in un modo divertente, come è divertente il basket, soprattutto quello femminile. E sotto l'aspetto sportivo è importante perché è la dimostrazione che si può fare dello sport seriamente, senza limitarsi, senza fossilizzarsi alla ricerca a volte vana del conseguimento del risultato, ma anche guardando oltre. Quindi un esempio di come lo sport ha una forza trainante. E noi ci auguriamo che si possa condensare il tutto con un grosso risultato sportivo che potrebbe dimostrare che si può fare la cosa seriamente, si può farla anche per gli altri, arrivando anche a vincere. Sometimes I get to feel I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Find no change.